sono un pochino sorpresi del perché il Movimento ci tenga tanto ad arrivare in Europa. Ci tiene tanto per una ragione molto semplice: tutto quello che si fa in Parlamento, nel Parlamento nazionale, per cui noi abbiamo devoluto purtroppo parte della sovranità proprio all'Europa, e quindi tutto quello che facciamo viene fatto nel perimetro di quello che l'Europa ci chiede e ci impone, ed è per questa ragione che noi dobbiamo andare lì in massa e cambiarla questa Europa, perché in questo modo non si può più andare avanti. Noi sappiamo, e quando chiediamo a piena voce, gridando, urlando dappertutto, che ci deve essere un abbassamento della pressione fiscale, non lo diciamo per pura demagogia, ma perché sappiamo benissimo, io sono in commissione bilancio e la Corte dei Conti lo ha anche certificato, che non si tiene conto che più si impone e meno si incassa, perché meno ci sono gli scambi, meno lavoro c'è e meno introiti ci sono per le casse dello Stato. Perché noi non possiamo abbassare le tasse? Perché siamo schiavi dell'Europa che ci impone di rientrare con la regola del debito e di abbassare questo monte che abbiamo di oltre 2.000 miliardi di debito. Questo noi dovremmo cominciare a farlo in maniera più rigorosa a partire dal 2016, ed è per questo che noi vogliamo andare là, per buttare a terra tutto: fiscal compact, six pack, pareggio di bilancio, perché noi adesso non possiamo osservare le regole della Merkel. Ed è inutile che Renzi dice che non fa i compiti a casa, che lui è libero. Non è vero, la prima cosa che ha fatto è andato lì, è a correre dalla Merkel a chiedergli il permesso di fare lo zero virgola. Quello zero virgola scostamento che lui ha chiesto e di cui tanto si è osannato è previsto dal regolamento, e dall'anno prossimo invece devi rientrare di quello e dell'altro. Lui questo non lo dice, fa finta di essere coraggioso, ma non lo è per niente, perché quando noi gli chiediamo guardate che qui bisogna abbassare le tasse, ma non degli 80 euro finti, ma di 7-8 punti alle piccole imprese che danno lavoro, perché qua noi abbassiamo le tasse a chi prende 24.000 euro, ci siamo dimenticati di chi non prende niente, delle piccole imprese che danno il lavoro e che sono gli unici adesso a mantenere anche i livelli salariali, perché lo Stato non lo fa. I dipendenti pubblici sono fermi lì da 5 anni, i nostri insegnanti che prendono 4 soldi, e poi noi è chiaro che non possiamo pretendere degli insegnanti motivati che facciano bene il loro lavoro e che lo facciano bene per i nostri figli. Se tu li tieni relegati lì 5 anni, fermo lo stipendio, poi che fai? Gli dai il contentino di 80 euro che è, attenzione, perché la legge che lo dice, vale solo per quest'anno. Non siamo noi ad essere dei pazzi, perché se Renzi va in televisione e dice no, è strutturale, che vale per sempre, perché non lo scrive? Perché scrive invece questo comma è valido per l'anno 2014? Dal 1 gennaio 2015 si ripristina la tassazione precedente. Questa è una mazzetta che vi sta dando, indecente, il contentino per farsi votare alle europee. E perché poi si vuole far votare alle europee? Perché siccome per fare questo colpo di mano e arrivare come il Premier si è fatto l'accordino anche con D'Alema, lui il grande rottamatore, che vuole spedire lì alla Presidenza della Commissione Europea per fargli fare i fatti suoi, così come ha fatto con il nostro gasdotto.